siamo sulla strada per il Chalten, quella qua bella deserta, e il nostro fuoristrada, la strada che ci aspetta. Riassunto della situazione: con un aereo siamo partiti da Buenos Aires e siamo arrivati a El Calafate, dove abbiamo fatto qualche acquisto, mangiato, e siamo arrivati qui a El Chalten. El Chalten. E adesso andiamo a fare uno dei primi due trekking che abbiamo in programma. Sono di circa 9 ore e sono i due più belli in assoluto che ci sono. Fa un vento pazzesco, lo sentirete dal microfono. Stanotte sembrava dovesse buttare giù la casa. Piove a tratti no. Abbiamo già avuto dei bellissimi arcobaleni e basta. E non si vede un cazzo del Fitzroy. Per adesso non si vede niente perché abbiamo le nuvole, ma dopo si alzerà. Pronti all'avventura? Un attimo piove, un attimo c'è il vento, cambia di continuo. Condizioni climatiche continuano a cambiare continuamente, un po' sole, un po' pioggia, un po' sole, un po' pioggia, vento, non vento, caldo, freddo. Questo posto però è bellissimo. E ci facciamo tutti questi 9 km, arriviamo là, siamo contenti. Vediamo quello che c'è da vedere. Esatto, è coperto, ma non è successo. E poi però dobbiamo farne altri 9 e tornare indietro. Guarda che l'hai già detto nella puntata precedente al chilometro 3. L'ho detto già al chilometro 3? E continuo a rifletterci su sta cosa. Questo sembra un po' un percorso da Signore degli Anelli. Ha già detto anche questo. Non è vero, l'ho detto ma non in videocamera. Siamo arrivati al rio Fitzroy. Guardate com'è lattiginosa l'acqua. È che arriva direttamente dal ghiacciaio. Benvenuti a Laguna Torres. C'è un sacco di umidità, un sacco di vento. E adesso ci facciamo un paninetto e poi torniamo indietro al calduccio. Siamo arrivati. Ehi, arrivati. Bagnati fradici, piove, fa un vento del cazzo. E siamo in un altro locale pazzesco. Vedete che è tutto appeso, le maniglie, tutte queste cose qui. È famoso per la sua bistecca alla milanese. Noi adesso stiamo bevendo qualcosa in attesa della bistecca. Spiegare che la milanese fa parte della cultura gastronomica. Ah, dice Virginia che devo spiegare che la milanesa, come la chiamano loro, fa parte della cultura gastronomica argentina, quindi. Ed ecco la famosa milanese. Oggi facciamo il percorso più difficile, sono 9 km, più o meno in 9 ore qualcosa, si chiama il sentiero Fitzroy. Laguna Tres. Laguna Tres. Laguna Tres, dietro di noi. Pronti? Dopo pochissimo siamo arrivati al primo mirador, il mirador della Suelta. E adesso, Sueltas. E adesso continuiamo, via! Abbiamo appena scoperto che è il sentiero di 20 km. Abbiamo appena avuto il nostro primo approccio col Fitzroy. Si è denudato delle nuvole per farci vedere la sua punta. Abbiamo raggiunto il 6° chilometro, le nevi perenni cominciano a essere visibili. Comunque
comunque tutti quelli che facevano i fighetti e ci hanno superato nella prima fase di qua di là. Sul lungo li abbiamo ripresi tutti, quindi vorrei dire ufficialmente a tutti questi: sciucate. Siamo all'ottavo chilometro, un chilometro ci separa dall'ultima salita. Siamo quasi ai piedi della salita, quella grossa, che abbiamo già visto da lontano e fa paura. Ora mangiamo uno snack e beviamo un po' per prendere energia. E poi ci rimettiamo in cammino. Sei pronta alla salita? No. Ok, molto bene. Si comincia. Metri di dislivello in un chilometro. Noi siamo qui a pranzare davanti allo stress, le tre punte, che abbiamo faticato un casino. Adesso altri 10 km a tornare indietro. Questo mi preoccupa. Ci mangio su. E con questo bellissimo, fantastico cielo tutto dietro, noi ripartiamo e ce ne torniamo verso il basso. Altri 10 chilometri. Siamo arrivati adesso al cartello dei 2 chilometri. Ci mancano solo più 2 chilometri per arrivare. Cantiamo insieme. 2 2 2 2. Patagonia da bere. Siamo in quello che è considerato il miglior birrificio di tutta la Patagonia. Si chiama? La Zorra. Io bevo una stout e Virginia una rossa. Cosa ne pensi? Buona ma non buonissima. Buona, ma anche qui non eccelle, però buona. Abbiamo le gambe un po' a pezzi, ma per voi facciamo uno sforzo. Dopo aver provato quella che dicono sia la miglior birra della Patagonia, andiamo in quello che teoricamente, a quanto dicono, ci hanno detto il miglior ristorante della città. Quindi ultimo giretto per la città, perché è la nostra ultima sera, e poi mangiare. È pazzesco, perché è pieno di gente che viene qui per fare i trekking in questo anarchico paese dove è pieno di casupole strane, locali, un po' sono alberghi, un po' sono ostelli, un po' sono gente che pianta le tende nel giardino. È divertentissimo, è un posto particolarissimo, il migliore della città. Allora ragazzi, dopo un po' di giorni che siamo in Argentina, finalmente la bistecca argentina come si deve, da paura. E Virginia, avete una trota tipica come quella che abbiamo già mangiato ieri sera, ma qui dicono sia il posto più buono della città, quindi quello che stiamo mangiando e condividendo è un dolce che considerano tipico, si chiama il flan casero,
e lo pubblicizzano come la cosa più tipica del mondo, è un fottuto cream caramel con una palla di cioccolato, di gelato di fianco. Cream caramel è più intenso come sapore. È cream caramel, tesoro, facciamocene una ragione, è cream caramel, diciamocelo. Concludiamo con un liquore che ci hanno portato e non abbiamo capito cos'è, ma di sicuro è tipico. Ed eccoci dopo la cena a El Chalten. Vi abbiamo fatto vedere tutto di El Chalten. Vi abbiamo fatto vedere la pioggia che ti ammazza. Quella bella, no? Che poi sei umido per tutto il giorno. Esatto. I due trekking più belli che ci sono. Vi abbiamo fatto vedere il birrificio che dicono faccia la birra più buona di Patagonia, anche se giustamente non è che sono esperti di birra, quindi non è che possa essere chissà che, però comunque carina. Il ristorante considerato il migliore della zona, quello che più ci ha divertiti, che è quello del primo giorno. E si conclude qui la parte del nostro viaggio inerente al Chalten. Domani ci trasferiamo in un'altra zona, ci sarà un altro video, seguiteci perché l'avventura qui nel sud dell'Argentina continua. Andiamo a sud, sempre più freddo, e rimane giorno sempre più lungo. Adesso rami in faccia li sto prendendo tutti.